non so sul Monte Venno. Com'è? Cos'è il Monte Venno? La Maddalena? Qualche rionso, ma dice perché ha cambiato nome. Ma dove la pone via? Vabbè, che per salire su ci sono un sacco di bei sentieri. Ma come ho farò per? Mi sa che qui la funivia non parte più. Era stata fatta su nel 1955. Quasi 2 chilometri di lunghezza, un dislivello di 650 metri, la ghiera 2 cabine da 33 posti e con una velocità di 7,5 metri al secondo la ta portavamo in 7 minuti. Però sai che ta dice fappa? Porto su in macchina, là. La funivia la riga che in località Cavrelle. La verità è che l'avevano fatta su per servire il nascente villaggio Monte Maddalena, ma non ebbe molto successo né il villaggio né la funivia. Sarà perché dopo che ha costruito in cima un po' di antenne? Comunque restò in funzione fino al 1969. Problemi di bilancio o la costruzione della strada nel 66 che gli fece perdere importanza? Non venne smontata subito, ma usata come impianto scuola fino allo smontaggio definitivo nel 1986. Una volta però era stata riaperta in via eccezionale nel 1975. Perché? Perché era stato l'arrivo del Giro d'Italia proprio qua sopra sulla Maddalena. A proposito di sport, lo sapete che una volta, nel dopoguerra, qua in Maddalena si poteva sciare? Io non so esattamente dove, ma che località a Cavrelle avevano messo un piccolo impianto di ski lift. Ma me ne rovea che perché le linee ciappelle senza piante. Che bella la Maddalena, la montagna dei bresciani! Oh, il punto più alto 874 metri sul livello del mare! Ah già, il nome! Come abbiamo detto, originariamente era Monte Denno, cioè Mons Domini, cioè Monte del Signore. Tra l'11 e il 12 secolo, sulla cima del monte, prese dimora un priorato agostiniano, chiamato anche degli Eremiti, che costruì una chiesa dedicata a Santa Maria della Maddalena, che era qua, dove ci hanno fatto un rifugio del CAI prima, l'albergo Monte Maddalena dopo. A fine XV secolo gli eremitani se ne andarono, la chiesa andò in disuso, ma ormai per il popolo il monte era diventato Monte Maddalena. Poco lontano, nel 1966, su forte spinta del nostro Papa Montini, venne costruita una nuova e dalle linee molto moderne chiesetta dedicata a Maria Maddalena. A fine 800 la Maddalena comincia ad essere il luogo per le gite domenicali dei bresciani, attirati dalla bellezza della natura o forse anche dai licinsì, che ce n'erano un sacco da queste parti. Si chiamavano licinsì perché avevano una licenza temporanea. Queste osterie stagionali servivano del cibo alla buona con del vino prodotto da loro, oltre, diciamo, la produzione che serviva a loro stessi, ecco. I più informati ricordano nomi come il Gazusì, la Margherita, è il ciucchi. Purtroppo ora questi posti non ci sono praticamente più, però pensa che a me adesso resta anche due fompa e salamina come facevano una volta, un bel becer de rose naturalmente, magari duri di ci. Le signore qua cosa hanno da mangiare? Tu sai, ma signore, già che le compravate non potevate comprare un po' più buoni? Del resto, come dice il proverbio, il mangiare, se le fa bene o le fa male, è il tacosto tale quale. Se le fa bene, tal che stare. Se le fa male, tal betare. Sì, vabbè. Avete del mangiare che fa veramente schifo. Ma era un picnic in teoria, sì, non sì, era una cosa. Sta. Passate una bella giornata voi. Ginendevu. Ginendevu. Questo qua è buonissimo. Sì, ma non l'hai fatta in casa, non è vero? Ma ho capito, cioè. Voi diventate la multinazionale.